non sono i classicissimi biscotti tradizionali dell'Alto Adige e di tutto il Nord Europa, a dir la verità, speziati del periodo di Natale. Io li ho utilizzati per decorare il mio albero di Natale, super green, super ecologico, e vi ricordo che questi biscotti potete conservarli molto molto a lungo all'interno di scatole di latta con dentro delle bucce di mela, così che il biscotto rimarrà più morbido e si manterrà meglio nel tempo. Se la ricetta vi piace, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare la campanellina per non perdere i miei prossimi video. Vi aspetto su Facebook e soprattutto su Instagram, che aggiorno quotidianamente, così se volete farvi un po' gli affari miei vi aspetto anche su Instagram, trovate il link sotto. Naturalmente la ricetta è anche sul blog, scritta passo passo. Indovinate dov'è il link? Sempre qui sotto. In un pentolino a fuoco basso fai sciogliere il burro con miele e zucchero fino ad avere un composto liscio e omogeneo. Lascia intiepidire prima di utilizzarlo. In una ciotola molto ampia setaccia molto bene le farine con il bicarbonato e le spezie. Unisci anche la buccia di limone grattugiata, l'uovo e anche il composto di burro sciolto dopo che lo avrai fatto intiepidire. Impasta con le fruste a gancio oppure semplicemente con un cucchiaio di legno fino a ottenere un composto piuttosto omogeneo. Trasferisci il tutto su una spianatoia infarinata e lavoralo, aggiungendo anche un po' di farina se necessario, fino a ottenere un composto liscio però anche sodo. Metti in frigo e lascia riposare tutta la notte. Il giorno seguente stendi la pasta su una spianatoia infarinata e la sfoglia dovrà essere spessa circa mezzo centimetro. Usa le formine che più ti piacciono, che preferisci, per tagliare i biscotti. Prima di infornare i biscotti, ricordati di praticarci un forellino se li vorrai utilizzare come decorazioni da appendere, per esempio, sull'albero. Dopodiché, inforna a 180 gradi per una decina di minuti circa, o finché i Lebkuchen saranno dorati. Prepara la glassa reale, semplicemente sbattendo i bianchi con un paio di gocce di limone e aggiungendo lo zucchero a velo setacciandolo fino a ottenere una bella glassa liscia, perfetta per decorare. Dividi la glassa in diverse tazzine se vuoi utilizzare i coloranti e aggiungili a poco, quindi una gocciolina alla volta o un pizzichino alla volta per ottenere il colore che desideri. Mescola bene e utilizza diverse sac à poche o dei conetti di carta da forno per decorare a piacere i tuoi biscotti. Come vedi io vado a braccio, anzi direi a caso, non sono assolutamente brava nel disegno e quindi improvviso, però devo dire che il risultato mi è piaciuto davvero tanto. Se realizzate le mie ricette mi farebbe molto piacere vederle, quindi taggatemi, tag meno male son golosa, oppure taggate il mio profilo, perché mi farebbe davvero piacere vedere le vostre realizzazioni. Un bacione e alla prossima!